La Pasqua, momento unificante attorno cui Biancavilla si ritrova. Finito il periodo dell'indifferenza, del falso nuovismo, della negazione delle tradizioni, una nuova coscienza si è fatta strada negli ultimi anni. Pian piano, gradino dopo gradino, quasi una via dolorosa della riscoperta, la Pasqua biancavillese si è innovata, tornando indietro alle sue consuetudini e ai suoi riti. La reintroduzione delle cappe e delle mozzette per la processione dei misteri il Venerdì Santo, ognuna di colore diverso per le confraternite cittadine, l'andamento dei gruppi statuari a simboleggiare la sofferenza, il restauro della torcia e via via, anche elementi innovativi come l'ingresso di una nuova statua, quella del crocifisso risorto e una mostra fotografica, hanno elevato la Pasqua di Biancavilla sull'altare delle tradizioni maggiori siciliane. Dello scorso anno un concorso fotografico promosso dal periodico Simmachia e del comune di Biancavilla che verrà riproposto anche quest'anno insieme a un concorso di cortometraggi. E le immagini della Pasqua 2011 sono al centro di una mostra che si può visitare nell'aula capitolare della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina dall'1 al 10 aprile. Tanti biancavillesi, ma non solo loro e soprattutto le scuole, stanno ammirando le istantanee. Architetture e simulacri, visi scavati dalla fatica e visi lignei, lutto sacro e lutto siciliano, popolo liturgico e popolo profano. Accostamenti mai azzardati, colti da chi ha seguito i diversi momenti delle processioni dagli specchietti della reflex, mettendo la propria creatività al servizio di tutti, e tutti oggi possono ammirarli in un percorso culturale sapientemente allestito. Le immagini sono proposte su pannelli che quasi per caso si dispongono come confessionali, dapprima chiusi, poi aperti a svelare il proprio tesoro. E accanto i manichini da sartoria senza braccia né testa che indossano gli abiti delle confraternite. Il percorso giunge alla sua centralità, si ammira il volto di cera della Madonna Addolorata, dolorosamente trasfigurato da un cavo nella processione di un Venerdì Santo di 29 anni fa. In seguito venne ricreato, l'originale ricomposto, venne custodito come un tesoro dei biancavillesi e adesso entra in quel che è l'embrione del Museo della Pasqua. A concludere, maestosa, si eleva la croce con i segni della passione che viene condotto in processione nella Sera dei Misteri. Abbiamo coinvolto oltre 140 persone provenienti da tutte le parti della Sicilia lo scorso anno in occasione della prima edizione del concorso fotografico. Lo abbiamo voluto riproporre quest'anno. Prima però, proprio ad aprire quelli che sono i momenti della Settimana Santa, abbiamo voluto allestire all'interno di quest'aula una mostra fotografica con tutti gli scatti più belli del concorso fotografico 2011. Sono delle immagini prevalentemente scattate da ragazzi. Abbiamo voluto abbiamo voluto creare un percorso, mettere foto a colori, foto in bianco e nero e foto dei tre momenti principali della Settimana Santa, quali l'Addolorata, la processione della Madonna la mattina del Venerdì Santo, poi i misteri e Apaci, l'incontro gioioso tra il Cristo risorto e la Madonna. Dicevo che il concorso fotografico verrà riproposto anche quest'anno, ci saranno dei premi e anche per la prima volta abbiamo voluto promuovere un concorso di cortometraggio proprio per stimolare la creatività dei ragazzi e nello stesso tempo fare conoscere ai più giovani i momenti che caratterizzano poi tra l'altro la storia della nostra città.